Siamo al telefono con Aldo Di Corcia, che non è più l'allenatore dei Nerostellati. Mister Di Corcia, come si è giunti a questo divorzio? Ho visto da parte della società la non volontà a cercare di costruire una cosa per far bene il campionato d'Eccellenza. E poi per quanto riguarda il sottoscritto c'è stato mancanza di rispetto per quanto riguarda la persona più che altro. E quindi quando vengono a mancare queste cose, la fiducia e il rispetto, penso che in qualsiasi campo lavorativo non si possa andare avanti e continuare. Sono queste le parole di un amareggiato Aldo Di Corcia che, dopo aver fatto il possibile nella scorsa stagione in Serie D, non si aspettava un epilogo del genere. L'ex tecnico dei Nerostellati si toglie più di un sassolino dalla scarpa e non le manda certo a dire, lanciando specifiche accuse alla società. Io dico che dopo tutti i sacrifici che si è fatto l'anno scorso per cercare di dare una svolta al campionato, alla fine si viene ripagati in un certo modo. Io penso che ho capito che più ti comporti bene in questo mondo e peggio è. Quindi mi dispiace perché ci stavo bene a Prato, ci ho messo la faccia, però a quanto pare tutto questo non basta. Ma come stavano lavorando Di Corcia e la società in vista del prossimo campionato e cosa nello specifico ha fatto rompere i rapporti? Siamo stati fino al 30 giugno a parlare, a cercare di mettere su una squadra, solo che è inutile chiamare i giocatori se poi non c'è la società o chi per lui ci va a parlare con i giocatori, quindi ho visto questa totale assenza in questo momento e credo che poi è troppo tardi per fare la squadra perché poi i giocatori si accasano tutti. Quindi. E quindi Di Corcia non c'erano proprio possibilità per arrivare a un chiarimento? Guardi, fino a quando ci sono stato io non ho visto grossa disponibilità e grosse possibilità. Può darsi che adesso forse si vengono a creare queste cose. L'unico dubbio mio è che forse hanno fatto di tutto per mettermi in condizioni di andare via e di non accettare le condizioni. Tutto qua. È l'unico dubbio che mi viene che sia quello, perché altrimenti si era trovato l'accordo, si era trovato tutto e quindi poi non si rispettano e questo non va bene. Perché quando uno dà la parola, per me la parola è sacra, al di là pure della firma sul contratto. Se poi non si rispetta manco più la parola e si fa passare per una cosa tanto per dire, allora non va bene più. L'intera intervista ad Aldo Di Corcia verrà trasmessa nella rubrica Il Punto, in onda al termine di Abruzzo Notizie, subito dopo questa edizione del TG.